Ciao, mi chiamo Ludovico Cianchetta Vasquez, sono il fondatore di B&B Academy ed insegno alle persone ad entrare nel business degli affitti brevi senza possedere un immobile, senza investimento e senza partita IVA. Scopri come in questo nuovo video. Un nuovo video oggi, location un po' diversa perché c'è il sole, purtroppo non si riesce a registrare fuori a bordo piscina, e parleremo di come è possibile acquisire appartamenti a costo zero e ad investimento zero per chiaramente utilizzarli per il business di Airbnb degli affitti brevi. Chi non conosce queste metodologie, perché ovviamente non ha visto il mio webinar gratuito che potete andare a vedere alla fine di questo video cliccando il link qua in basso. Infatti c'è un corso completamente gratis che vi spiega le basi del business degli affitti brevi e di Airbnb. Quindi, terminato questo video, vi consiglio di andarvelo a vedere, è gratis. Detto ciò, vi anticipo che le metodologie per operare all'interno di questo fantastico business senza immobili sono principalmente due. La prima metodologia presuppone il fatto che noi abbiamo un appartamento in subaffitto, che è completamente legale se seguite ciò che spiego all'interno del corso, è regolamentato dal codice civile, quindi il subaffitto è possibile, oppure in gestione di proprietà altrui in cambio di una percentuale. Come potrete immaginare, il subaffitto presuppone il fatto che voi paghiate un canone di affitto mensile, ad esempio 1000 euro, e che mettendo l'appartamento su Airbnb questo vi generi più denaro in maniera tale da non solo permettervi di pagare l'affitto dei 1000 euro, ma anche di fare un profitto, quindi di avere dei soldi che vi mettete in tasca a fine mese di puro guadagno che potete spendere come volete. Ovviamente non è una cosa che chiunque può fare così su due piedi senza competenze, ed ecco perché poi è nato B&B Academy, il corso che vi spiega come trovare l'immobile ideale, come acquisirlo e come guadagnare e massimizzare i profitti, perché non è che ogni casa vi permette di fare ciò, c'è una guida, c'è una serie di step da seguire per ottenere questi risultati che i miei studenti quotidianamente raggiungono. E la seconda metodologia, che magari è meno ovvia, è la gestione di proprietà altrui in cambio di una percentuale. Infatti, molti studenti spesso non ci credono quando gli dico che possono acquisire appartamenti senza investimento. Infatti questo è uno dei pochi business che, oltre a potersi fare senza partita IVA, perché si tratta di reddito da locazione, quindi reddito da affitti, si può fare anche ad investimento zero, come andando a gestire le proprietà di altre persone. Infatti, se ci pensate bene, l'agente immobiliare come lavora? L'agente immobiliare acquisisce degli appartamenti a costo zero, perché? Perché ha un mandato di gestione, e se riesce a vendere la casa, a farla affittare e quant'altro, prende una percentuale. Non è che l'agente immobiliare ogni volta si compra la casa, 500.000 euro di casa, e se la rivende poi si fa il profitto lui. Ha un mandato di gestione e gli si dice: se tu riesci a ottenere questo obiettivo, esempio la vendita, ti diamo una percentuale. Esatto. Questa metodologia è applicabile tranquillamente anche al business degli affitti brevi. Quindi noi andremo a cercare dei proprietari, utilizzeremo tutte delle leve, delle tecniche che spiego all'interno del corso completo, i proprietari ci daranno in gestione la casa, e noi chiaramente avremo una percentuale sul fatturato mensile. Così facendo, ad esempio, ho degli studenti che hanno acquisito 4-5 case senza spendere neanche un euro. Case che magari li portano 1000 euro cada una, stiamo parlando di 4-5.000 euro al mese ad investimento zero. Chiaramente poi il per come e il per quando è spiegato all'interno del corso. È difficile in pochi minuti, quelli che diciamo solitamente si utilizzano per i video di YouTube, spiegare tutto, quindi c'è sempre il webinar gratuito e il corso completo per capirne di più. Ma attenzione, questo è un business serio, è un business vero e proprio, che chiaramente tra i vantaggi ha il poter guadagnare grosse cifre, il poter automatizzare tutto al 100%, il poter acquisire tanti appartamenti in poco tempo, ma dall'altra parte chiaramente c'è bisogno di un metodo, di essere seguiti da dei professionisti come in questo caso siamo noi. Anche se io non sembro un professionista conciato così, vi assicuro che sono uno dei massimi esperti in Europa. Non lo dico solo io, lo dicono anche le riviste, ma soprattutto lo dicono i miei studenti soddisfatti. E dunque la grossa innovazione di questo business, come vi ho spiegato poco fa, era appunto la possibilità di prendere in gestione tantissimi appartamenti guadagnandoci una percentuale. E quindi con il corso potete farlo tranquillamente anche voi. E lo step successivo, qual è? Una volta che avete imparato ad acquisire appartamenti e che li state acquisendo, è capire come acquisire solo quelli più profittevoli. Io sono partito che chiaramente facevo un po' di subaffitto, dopo ho continuato anche con la gestione di proprietà altrui in cambio di una percentuale,
E bene, 1000 euro da uno, 800 dall'altro, 1500 da quello, però a un certo punto ho detto: ok, io ambisco a guadagnare cifre molto elevate, quindi non posso iniziare a prendere qualsiasi appartamento che mi venga propinato. Quindi ho iniziato poi a fare selezione e come regola mi sono dato: acquisisco solo appartamenti che mi garantiscano almeno 1800 euro ad appartamento. Così facendo, con un appartamento magari iniziavo a guadagnare quello che prima guadagnavo con due appartamenti. Quindi adesso io ho un portfolio di appartamenti che mi garantiscono dai 1800 euro in su. Abbiamo anche dei picchi di appartamenti che magari portano 4-5 mila euro di rendita a me in qualità di gestore. Ciò mi ha permesso di costruire il mio portfolio. Quindi diciamo che quando uno entra in questo business lo può fare ad investimento zero, lo può fare senza immobili, lo può fare senza partita IVA. Il primo step è appunto iniziare e guadagnare le prime cifre. Una volta, chiaramente, dopo anche un paio di mesi che si è capito come funziona il business, il secondo step è continuare così, senza investimenti, senza immobili, eccetera, 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 ma soprattutto selezionando i migliori appartamenti e quelli che vi danno una rendita maggiore. E tutte queste informazioni le trovate all'interno di B&B Academy. Vi consiglio, se siete scettici, avete dubbi, di guardare il webinar, è gratis, e di guardare gli altri video gratuiti che trovate all'interno di questo canale. Io sono Ludovico Cianchetta Vasquez, il fondatore di B&B Academy. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!